Ciao a tutti ragazzi, come vedete oggi fa abbastanza freschino, siamo attorno ai 10 gradi, siamo 7-8 gradi in questo momento, sono le 9 e mezza del mattino e ci stiamo preparando per dare un bel giro di sublimato alle nostre cassette che oramai sono tutte in blocco. In questo apiario che è quello sul Tiglio, ho controllato ieri con degli amici, non so se avete visto lo short che ho fatto dedicato all'amicizia e all'apicoltura, e ho dato gli ultimi controlli ai campioni intanto che loro volevano vedere per la prima volta le api da vicino e ho avuto la conferma di quello che sospettavo. Oramai tutto l'apiario è in blocco di covata, le api sono belle, sono in glomere e hanno le scorte sufficienti per passare l'inverno, quindi è arrivato il momento di dare un bel giro di sublimato. In questo video vi spiegherò tutti i trucchi e metodi per fare bene il vostro lavoro, per farlo meglio, per farlo in sicurezza e soprattutto perché sia veramente veramente efficace. E allora, prima cosa, la protezione individuale. Maschera per vapori organici, io ho questa che mi hanno fornito nella ditta dove lavoro, è apposta per i vapori organici, quindi ha un triplo filtro di cui uno carboni attivi, e altrimenti ci sono quelle facciali che sarebbero ancora meglio perché proteggono anche gli occhi, che con l'acido ossalico sublimato i cristalli potrebbero intaccare le mucose degli occhi. Quindi prima di tutto proteggere le vie respiratorie e secondo proteggersi gli occhi, quindi io ho un paio di occhiali apposta con la guarnizione che non deve passare assolutamente nulla. Quindi ragazzi, mi raccomando, prima di tutto la protezione, procediamo con il lavoro. Come al solito, ormai lo sapete già, se vi piace l'apicoltura, se vi piacciono questi video, se vi piacciono dei consigli pratici per chi vuole iniziare, perché è curioso o per chi semplicemente gli piace la natura, cliccate qui sotto ed iscrivetevi al canale con la campanella, così non vi perderete più nulla dei miei video. E allora, il sublimato si fa con il sublimatore, infatti. Questo qua è un sublimatore che avevo all'inizio, ma non va più bene questo. Questo è una ciofeca. Li vendono ancora, ragazzi, però non prendete questa roba qua che spendete dei soldi per una cosa che vi farà dannare, ve lo dico sinceramente. Vi dovete portare dietro una batteria, ve la dovete trascinare nell'apiario, poi a metà apiario vi si scarica. Questo non sapete mai se è in temperatura o se è ancora freddo, invece di sublimare si liquefa, una tragedia. Quindi questo qua lasciatelo perdere, che non va bene. Vi consiglio invece i sublimatori, quelli che fanno adesso, che hanno il controllo di temperatura, cioè quello di CDE ad esempio, che è marchiato CE tutto quanto. C'è il Sublimox, che anche lui con la marchiatura c'è e funziona da Dio. Piccola pecca, costa 500 euro, quindi non è alla portata di tutti. In alternativa potete optare per quei sublimatori fatti in maniera artigianale che si avvicinano molto al prodotto che vi ho detto prima, però ovviamente non sono marchiati CE. Comunque per un uso amatoriale sono veramente ottimi, hanno il controllo di temperatura, sono veloci, non si intasano, funzionano alla grande. In questo video vi faccio vedere anche come utilizzarlo, perché la maggior parte funzionano con una corrente a 220 volt, quindi in apiario o vi portate un generatore di corrente o altrimenti fate come vi mostrerò in questo video. Adesso mi vesto e poi procediamo con i lavori. Rimanete qua, Eccoci allora, e questo video sarà un pochino più lungo del solito perché ho tante cose da dirvi, ci tengo che siano esposte in maniera chiara e soddisfacente. Allora, prima di tutto, come faccio io a sublimare? Nel caso dei poli io sublimo da dietro, quindi con il trapano avvitatore prendete la punta, sarebbe meglio la punta del 16, e fate un foro sul retro. Fate un foro sul retro in questo modo, lo allargate in modo che ci possa passare un bullone. Dopo ci incastrate dentro il bullone. Perché dovete incastrarci dentro il bullone? Perché quando andate poi a infilare la cannuccia del sublimatore, questa sarà caldissima, questa cannuccia qua sarà caldissima e andrà a colare il polistirolo. Invece in questo modo non vi va a colare nulla, vi fa un po' da tenuta e avete fatto una modifica che insomma è definitiva, è eterna questa modifica qua ed è molto efficace.
Qua ad esempio non l'ho fatta e se vedete la cannuccia ha sciolto il polistirolo ovviamente. Quindi adesso io andrò a modificare tutti i poli, farò una cosa del genere, in modo da poter sublimare da dietro in posizione, diciamo così, centrale rispetto all'altezza dei favi. Ecco, stessa cosa per le cassette. Come faccio io? Allora, rovescio il coprifavo, il coprifavo è rovesciato, le api sono dentro, guardate come sono belle, un bel pacco di api su 6 telaini, però sono tante api, tante scorte. Mettiamo il coperchio rovesciato, foro sul coperchio, punta del 10, in modo che il sublimatore si infili nel foro e rimanga in posizione. Così noi, una volta che abbiamo lanciato la sublimazione, possiamo allontanarci. Ok? Cosa importante, fare una sublimata magari a vuoto per vedere la direzione del vento. Se il vento viene da questa parte, noi sublimeremo dal davanti. Se il vento viene invece dall'altra parte, noi sublimeremo così dal dietro, in modo da non essere esposti direttamente ai fumi di ossalico sublimato, che sono dei microcristalli che vanno all'interno dei polmoni, negli alveoli, e che assolutamente non vanno bene. Quindi una sublimata prima, vediamo da che parte gira il vento, vediamo da che parte posizionarsi e poi procediamo con la sublimazione. Altra cosa, ecco ragazzi, io ho fatto le prove con una sublimata esterna per vedere dove tirava il vento, e tirava dall'altra parte. Adesso il vento è girato, ovviamente viene da questa parte, perché dove vuoi che vada, può scegliere di qua o di là, destra o sinistra, viene tutto di qua. Allora cosa faccio? Visto che ormai ho girato tutte le arnie, preferisco sublimare da dietro comunque, perché dall'alto il sublimato prende tutto il nido, invece da sotto c'è subito la griglia sotto e ho paura che buona parte possa andare svanito, anche se prima io sublimavo sempre da davanti e ha sempre funzionato bene. Si sente poco magari perché ho sulla maschera. Comunque voi infilate il sublimatore e poi vi allontanate immediatamente. Io adesso sono qua a una distanza di sicurezza. E sublimato c'è di bello che si vede, ecco, non andateci mica in mezzo perché non è il fumo della discoteca, è acido. Tutto qua. Altra cosa importante, chi mi segue lo sa già, io non uso i cassettini, però quando faccio il sublimato devo mettere il cassettino. Perché? Perché devo creare una camera gas dentro l'arnia. Se manca il cassettino, gran parte del sublimato uscirà da sotto e questo non mi va bene. Io voglio che il sublimato rimanga per la maggior parte dentro alle nostre cassette per svolgere la sua azione contro la maledettissima varroa, che è ancora per il momento il nostro nemico numero uno. Quindi metterò tutti i cassettini, metterò tutti i coperchi rivolti a testa in giù con il foro, accenderò il sublimatore, una volta in temperatura procederò a sublimare una cassetta dietro l'altra a raffica, sarò proprio una macchina, in modo che nel giro di un paio di minuti a cassetta possa sublimare tutto l'apiario. Capite bene che una volta preparato il lavoro diventa una cosa veramente velocissima, sublimare così. E ci sono degli accorgimenti in più da trattare rispetto invece al gocciolato, che il gocciolato, una volta che io lo preparo a casa e poi lo gocciolo sulle api, non crea tanti problemi per l'apicoltore. Invece il sublimato è un po' più pericoloso, perché può essere inalato, i cristalli volano, possono appoggiarsi sulle mucose, quindi come ho detto prima vie respiratorie e gli occhi vanno protetti in ogni caso, e si appoggiano anche sui vestiti, sulla tuta, che deve per forza essere messa a lavare subito dopo il ciclo di sublimato. No, non prendete la cosa sotto gamba, perché veramente può diventare un problema a lungo termine. Quindi ragazzi, come tutte le cose, ragioniamole e facciamo le cose come vanno fatte. Non preoccupiamoci di dare sublimato tanto al chilo, cioè facciamo le cose fatte come vanno fatte, fatte bene, con criterio e soprattutto in sicurezza. Allora, un'altra cosa per il sublimato, sempre indossare i guanti, come ho detto fino adesso, proteggiamoci. Quindi se non siete attrezzati, fate un gocciolato. Allora, perché io preferisco il sublimato anziché il gocciolato in questo periodo?
In questo periodo il gocciolato secondo me è un po' un problema per le api, perché dovrei trovare una giornata come era quella di ieri, diciamo che erano 17 gradi, 18 gradi, c'era un bel sole, e non c'era vento e gocciolare le api. Però in quelle condizioni gran parte delle api ormai sono fuori, sono in giro. E invece con il sublimato noi veniamo qua la mattina presto o la sera, sappiamo che le api sono tutte dentro, gli diamo una bella passata col sublimatore e è molto più sbrigativo, molto più pratico, e in più per le api non crea il problema di doversi asciugare e dover passare magari una notte bagnate, e che magari la temperatura va a 4 gradi adesso di notte, quindi creare dei problemi alle api. Ecco, per questo io preferisco sublimato in inverno. Adesso io preparo tutto l'apiario e poi vi faccio vedere come procedo alla sublimazione e che cosa utilizzo. Ecco ragazzi, ho finito, ho preparato tutte le cassette col coperchio rovesciato. Sopra il buco del coprifavo ho messo il mio block notice, in modo che non escano i fumi di ossalico ma che vadano tutti dentro alla cassetta. Ho preparato i fondi antivarroa puliti, raschiati, e li ho inseriti sotto, e questa è la situazione finale. Adesso ho acceso il sublimatore in maniera che vada in temperatura, questi qua ci vanno molto velocemente in temperatura senza particolari problemi. Adesso vi faccio vedere, l'ho aperto 2 minuti fa, è impostato a 215 gradi e la temperatura, se vedete, sale abbastanza velocemente. Ecco qua. Allora, io ho un sublimatore che va a 220 volt, non ho un generatore di corrente, quindi come si fa? Guardate, con una spesa irrisoria si risolve il problema. Adesso vi faccio vedere. Quindi sublimatore lì sopra che si scalda, mega prolunga ovviamente perché l'apiario è bello lungo, comunque io qua con la macchina riesco a girare fino in fondo. Poi il generatore ce l'abbiamo tutti sulla macchina, si attacca alla batteria un bel inverter da 1500 watt. Consideriamo che il sublimatore ha una resistenza da 350 watt, quindi abbiamo potenza in abbondanza, e il gioco è fatto. Abbiamo il nostro bel inverter che ci dà la nostra corrente a 220. E vi lascio il link in descrizione se qualcuno non sa che modello prendere. Io ho preso questo qua e lo uso da un bel po' e tiene botta discretamente, quindi semplicissimo. Si collegano i poli, si collega l'inverter che ci trasforma da 12 a 220, prolunga di casa normale, e sublimatore che è già oltre i 100 gradi, quindi fra 5 minuti si sublima. Adesso io mi metto tutte le mie protezioni, comincio a sublimare, poi sparo tutto in una volta sola e l'apiario è a posto. Poi verremo a controllare la caduta, se la caduta è abbondante faccio un'altra sparata e via. Cerchiamo di buttarlo giù tutto il più possibile, poi siamo tranquilli che per il momento la varroa è sotto controllo. Eccoci qua ragazzi, spero che si senta quello che vi dico, però adesso vi dico un po' quello che farò. Ho indossato la maschera, adesso mi metto gli occhiali un attimo prima di sublimare. Tutto il sublimatore, infilerò il sublimatore nel retro, nel foro che ho fatto. Procederò alla sublimazione, che sarà molto molto veloce. Adesso vi faccio vedere. Allora, la sublimazione è durata secondo me neanche 2 minuti. Posso togliere la maschera? Neanche 2 minuti, è semplicissimo. Quindi ragazzi, mi raccomando, la sicurezza, e si procede spediti adesso fino a tutto l'apiario. Adesso vi faccio qualche ripresa magari da davanti, da sotto, così vedete l'efficacia della sublimazione. Thank you.